Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! No, immaginavo. lo saresti mai immaginato, quindi. Non immaginavo, non immaginavo. Ma stiamo parlando di un... Anzi, benvenga la gente che fa l'università. Andate all'università, andate Tu sei all'università. andato? Sì. Sei laureato? No. Perfetto. Ma va Anche bene, io. ma ho capito, ma mi mancavano 3 esami. Qui fuori, i miei 2 amici, loro sono ingegneri, Sì. hanno fatto bene ad andarci. Io facevo le scorregge sugli ascensori, guadagnavo di più, che cazzo devo fare? Sono mica ricoglionito. Cioè, voglio dire, mi piace, cioè, ho fatto tutto un altro tipo di lavoro, cioè, voglio dire, era una vocazione la mia, come quella di Don Ambrogio. Ecco, per dire, secondo me, un modo per Ora, approfondire un po' la Franco. discussione. Franco. Pronto? Sì. Purtroppo è stato un piccolo problema. Cioè, non sono vivo. Ora sì. Fast. Ok, arrivo al 3003, Voilà. arrivo. E io l'ho chiamato ovviamente per l'abuso. Non sapevo neanche che quella successiva sarebbe stata Mina a Roma. Mamma mia, ha portato bene, milanisti, fatemi una statua. Ha portato veramente bene, ha portato veramente bene. Grazie Sassi Streaming, grazie per i 7, gentilissimo. Molto gentile. No, basta, adesso. Va bene così, va bene così. È giusto così. Ma pensate che roba, milanisti hanno creato la live. Certo, un bello Sai che c'ha il dito slam. in cancrena? No, ma cioè, buttare tutto la Allenata con le dita. responsabilità individuale significa assolvere lo Stato da tutte le colpe. Cioè, se lo Stato gestisce male questo fenomeno e soprattutto se la persona povera non ha alternative, se non delinquere per uscire fuori dal suo stato di povertà, qui, come dice Don Ambrogio, non è che c'è solamente il cattivo che invece se si comporta bene non ci sono problemi. Le persone molte volte sono più... Allora, haters che criticate la mia musica. Fabio ha detto che è bella, mamma, eh? Fabio ha detto che è bella, mamma, eh? Mamma mia, che sfigatone che sono. Grazie il ferro per i 5, grazie mille, bro, gentilissimo. Siamo a 50 abbonamenti regalati. Prima Tra l'altro quello della cuffia in testa, mi sa. Ti ammetto gasoli. È uno che ha scorreggiato in faccia al tipo, eh. Hai fatto caso. Hai fatto caso. Ha fatto caso? Fatto caso. Guarda Gilberto che cosa stai creando. Cioè, stai creando veramente fratelli che picchiano i fratelli perché fanno gaso. Un esercito. Cioè, i Sembra castelli. di... Bene, ragazzi, questa è. Non rompeteci più i coglioni, siamo Ciao fidanzati. ragazzi, ciao. Basta. Spingere col treno. Eh certo. Questo la stava preparando da... Madonna! 5 minuti con la linea. Assolutamente. Perché, boh, sai, magari ci sono sempre pregiudizi sul fatto che non so se sei un creator. Invece no, che vuol dire? Cioè, io penso molto a questa cosa, no? Del fatto che noi ci siamo creati un'identità, però poi non possiamo uscire da quella, perché uno ti vede solo per quello, no? Capito? E quindi, boh, tutto ok. Sì, no, mi ha toccato molto questa frase. No, umanamente mi ha molto toccato. Ti ringrazio davvero tanto, davvero. Cioè, sto parlando proprio col cuore in mano. No, E fidati, basta, è davvero. vero. Se provi a fare qualcosa che implica il tuo pisello, sei morto. Ok. Tu devi solo Sparo. chiudere gli occhi e cliccare il muscolo ipsilon. Ti devi solo fidare di me. Non mi fido. Ti devi solo fidare di me. Te l'ho detto, poi crepi, eh? Ok. Oh, Crepi. sì! Peppa, sì! Sebi, me lo puoi ciucciare, tradito bastardo, No! cornuto! Del mondo. Oddio, veramente? Ma che record di merda, Sì, c'era veramente! il sindaco di Torino a presentarlo in Piazza Castello. Quindi tu hai la cosa, la targa? Ce la fai Oh, vedere? cazzo. È a casa di Matt, quindi non ce l'ho. Porca vacca. Però sì. Sei ciulato pure quella, bastardo. Dai, no, 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 No. no, 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 no. E Gilbert, ma scusami, vabbè, chiedo sia Gilbert che Abise, ma quando vi fai un record vinci dei soldi oppure non ti pagano? Guarda, Dai. Eric. Accetta, Vogliamo, accetta. vogliamo? No, No, ma io non ho voglio sbagliato, ho guardare mezzo sbagliato. queste cose, però, Ah, signore, a Franco. lui piacere guardare, Accetta, accetta, accetta. No, Accetta. No, 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 però no, no, che sbagliato! cazzo No, fai? scusa, scusa! Levati! Porca Levati, puttana! schifoso! E dai, però, Franco! Cazzo! Ma che cazzo? Scusa, Vabbè, scusa, cazzo tuo! cazzo, sono preso dal momento! Vabbè, Scusa! dai, insomma. Scusate, ho Scusa, sbagliato. scusa, Diciamo scusa! che va Mamma mia! bene tutto, eh. Non c'è Eccoci qua, capito. ragazzi, bentrovati, bentornati di nuovo nella Tana del Frero, nella Tana del Lupo!
Chiamatela come volete voi. Eccoci qua di nuovo. Benvenuti a tutti. Benvenuti a tutti. Oggi è una giornata storica. Una giornata storica. Una giornata bellissima, possiamo dire. Grazie Ciccio02 Mao per gli 8 mesi. Grazie Gallus04 per i 24. Molto, 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 molto gentile. Molto gentile. Mamma mia, ragazzi. L'hype train si sta avvicinando. È il momento. Fai solo una brutta figura, capito? Cioè, te lo dico proprio per onestà intellettuale. Cioè, mi chiami tutti i giorni, 20 volte al giorno. È triste, capito? Non ti voglio neanche insultare, ma è triste. Ti rendi conto di questa cosa? Cioè, vorrei solo che tu umanamente riuscissi ad avere questo piccolo collegamento, di capire che è una cosa triste. Qua spaccato. Non devo ridere perché non mi fanno ridere queste cose. Qua spaccato. Grazie Irtus, grazie mille per il cazzo tremendo. Tu hai ascoltato il discorso che ho fatto prima, vero? Sulla sonda Voyager, sul fatto del buco nero con la fissione nucleare, la fusione nucleare che in qualche modo va a collassare, a creare un buco nero dove non sfugge neanche la luce e la sua velocità altissima. Che cazzo ti dici, bro? Non capisco il cazzo. No, Jimmy. Che cazzo dici? No, Gilbert! Io sono un dio! Dove mi il boss, me lo vuoi dire? Non si può andare avanti così. Ma non è vero! Lui è veramente un idiota. Ha smesso ancora! Beh, mi stava piacendo però. Eh sì! No, ragazzi, dai! Hai chiarito? Hai risolto? Oh, wow. Giodi, mi sono sbagliato. Minchia, cosa mi hai sbloccato, puttana! Quello è stato un bel ricordo, eh? Con Giodi, era con Giodi. Mamma mia! Minchia, dopo il Greenbound Showbiz l'ha fatto veramente una roba folle. Ah, ma io e Giodi ci siamo divertiti, non tra di noi, sì, eh? Sì, sì, era proprio dicevo, secondo me qualsiasi ragazzo nella propria vita ha avuto la sua fase piromane, dove c'era voglia di devi bruciare la merda. Sì, ma tra piromane bruciarsi la merda, qualsiasi cosa era buona per bruciare. Ragazzi, era il periodo petardi, fuochi d'artificio, una volta è vero. Il cazzo di costa la pizza e vediamo cosa succede. Si chiacchiera. Raga, sono sempre molto economica, Scusate, volevo far vedere la username. 350. Non si legge. È un po' vecchiotta. Antonina, è tutto sotto controllo, dai. Nel chilling. Antonina, nel chilling. Sentare Greenbound. E chi è? Pazzesco. Ma ho perso completamente qualunque tipo di attitudine.